tecnica attiene un elemento oggettivo, non un elemento soggettivo. La mancata adesione di una parte genera l'oggettiva impossibilità di amministrare una procedura solo se la procedura per legge è amministrabile solo in caso di adesione di tutte le parti. Allora in quel caso è impossibile amministrare la procedura per colpa della mancata adesione della controparte. Ma non è così. Eppure la maggior parte delle esperienze che possiamo aver avuto si è verificato questo. Si è verificato che siamo andati in un organismo il cui regolamento non ha previsto la possibilità, ai sensi dell'articolo 7 del DM 180, di amministrare la procedura anche in caso di mancata adesione di una o più parte del procedimento, utilizzando testualmente il passaggio della norma. E questo che cosa genera? Genera l'impossibilità di amministrare la procedura non per colpa della controparte, ma per colpa del regolamento dell'organismo. Direi, volendo esagerare, per colpa della parte che ha scelto quel regolamento. Allora, se io ho un... è chiaro che poi il giudice valuterà in abbondanza il fatto che l'altro non si è presentato, però un conto è dire che non si è presentato innanzi ad un organismo che prevede l'avvio unilaterale, ovvero l'avvio, uso un termine ancora improprio, utilizzando il codice di procedura civile come parallelismo, l'avvio in contumacia di controparte, è proprio perché quando si parla di ADR non si vorrebbe utilizzare una terminologia processuale, però insomma è per comprendere. Se io faccio l'avvio laterale, perché l'articolo 7 del decreto 180 ha recepito all'interno del regolamento, come il regolamento ha recepito la possibilità dell'articolo 7, di poter amministrare la procedura pur in assenza della controparte. E allora questa previsione regolamentare assume un'importanza determinante quando la mia controparte è una controparte che cerca di sfuggire dal procedimento di mediazione, perché era inchiodo alle responsabilità, enfatizzando i possibili effetti del successivo giudizio. Allora, qual è l'elemento che ci fa fare bingo? L'elemento che ci fa fare bingo è un regolamento che consente di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione del mediatore, e l'avvocato, in questo caso dico l'avvocato dell'assicurato, evidentemente, no? Che conoscendo perfettamente la procedura di mediazione e sapendo come utilizzare il comportamento stragiudiziale al successivo giudizio, auspicando che ciò non ci sarà, ma considerando che ciò potrà esserci, utilizzando gli effetti che la procedura di mediazione può generare al successivo giudizio al massimo, ovvero ottimizzandoli, perché nel momento in cui io pago una procedura di mediazione per ottenere un verbale negativo, sappiamo tutti che paghiamo o 40 euro più IVA o 80 euro più IVA per le controversie sopra i 250 euro, 80 più IVA e 40 per le controversie più basse. Dopodiché c'è un elemento di fondo che dice la norma, che c'è sempre il DM 180. Non è più l'articolo 7, ma è l'articolo 16, quello che parla delle tariffe. Dice che a prescindere dal valore della controversia, e talvolta nell'ambito assicurativo abbiamo valori anche importanti, quantomeno abbiamo valori importanti nella fase della domanda, l'avvio unilaterale è tariffabile soltanto 50 euro più IVA, a prescindere dal numero di incontri e a prescindere addirittura dal fatto che possa farsi in avvio unilaterale una consulenza tecnica riproducibile nel successivo giudizio, e a prescindere, essendo la materia una materia soggetta a condizioni di procedibilità, diciamo obbligatoria, dal fatto che addirittura in avvio laterale io possa chiedere la formulazione della proposta al mediatore. Mi sto mettendo in fila una serie di possibilità che evidentemente da alcuni di voi potrebbero essere visti come una forma di stress della procedura, una forma di abuso della procedura, ma non è un abuso nella misura in cui la norma auspica l'utilizzo di questa procedura in questo modo. Vi dirò di più, se volete annotarvelo, nel sito istitutoica.it, documenti e sentenze, tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali che vi farò li potete trovare, sono divisi per categoria, però aspettate, se volete segnarveli vi aiutate poi nella ricerca. Circolare del Ministero della Giustizia del 4 aprile del 2011, insomma, i tempi non sospetti, non è proprio la novità che abbiamo tirato fuori come il coniglio dal cappello ieri per sorprendervi oggi con il 4 aprile del 2011. Nel 4 aprile del 2011, da un mese, perché era il 4 marzo 2011, la mediazione civile era obbligatoria. In Italia non era mai esistito l'obbligatorietà della mediazione.
e si cominciavano a registrare a quantità industriali casi di meccanizzazione di verbali negativi. Siccome in questo modo si stava vanificando la ratio legis, il ministero ha scritto direttamente agli organismi. Questa è una circolare che è stata rivolta agli organismi di mediazione, ma in realtà è una circolare interpretativa del DN 180, perché il DN 180 è di ottobre del 2010. Ora, la circolare cosa dice? Dice diverse cose. Tra di esse, utili nell'ambito di questo pomeriggio, dice che innanzitutto un verbale negativo in assenza della parte convenuta non qualifica il fatto che l'amministrazione della procedura sia avvenuta, perché è stato tentato un avvio della procedura, ma la procedura non si è mai tenuta, perché il tentativo di conciliazione implica un avvio della mediazione. Se io non tento di trovare accordi, non posso dire che ci ho provato e il risultato è stato negativo. Posso dire che l'ho avviata, la controparte non si è presentata, ho scelto un organismo che non mi consentiva di fare l'avvio laterale e conseguentemente non avevo altre possibilità che fare un verbale negativo. Questo non vuol dire aver amministrato la procedura. Da cui quella giurisprudenza che ancora alla mancata, al mancato tentativo concreto di ricerca di una soluzione conciliativa, che implica che cosa? Implica o il fatto che le parti si siano sedute intorno al tavolo, abbiano valutato soluzioni conciliative e poi non siano arrivate ad un accordo, oppure in caso di contumacia che la mediazione sia stata avviata pur in assenza della controparte e che la controparte, datale la possibilità di aderire tardivamente a questa mediazione, ha persistito nell'intenzione di non partecipare in una mediazione però a quel punto avviata. Lo stimolo di favorire gli avvi laterali è stato dato dal legislatore anche imponendo il fatto che l'avvio laterale fosse calmierato. E l'avvio laterale non è calmierato soltanto nelle mediazioni, nelle procedure di mediazione cosiddette obbligatorie. L'avvio laterale è calmierato sempre, perché la ratio legis è fare in modo di stimolare in qualunque modo, sfruttare la norma che disciplina la mediazione in qualunque modo, affinché le parti si diano tutte le opportunità prima di andare dal giudice. Poi se le parti non se ne sono date o se ne sono date e non hanno adeguatamente sfruttate, il giudice, sia in primo grado che nel giudizio di appello, avrà comunque la facoltà di rimandare la mediazione. Questo può voler per dire dalla mediazione possibilmente non scappate. Voi vi immaginate cosa significa avviare una procedura, 40 euro, prendere atto che l'assicurazione non si è presentata,